Già vincere in trasferta è cosa buona. Vincere in trasferta con una rete al 44esimo della ripresa è cosa ancora più buona. Vincere in trasferta in zona Cesarini con il gol di un giocatore entrato un minuto prima sfiora una trama hollywoodiana. Se a ciò si aggiunge che il giocatore in questione risponde al nome di Mattia Minesso, una stagione non felicissima, un infortunio che ne stronca l'idea di rilancio e un girone di andata fuori rosa, siamo dalle parti di Douglas Sirk. Citazioni cinematografiche a parte, la Triestina è andata a vincere sul campo di Trento al termine di una partita il cui risultato è sostanzialmente corretto se si considera che il migliore in campo per gli avversari è stato il portiere russo, il quale fin da subito ha avuto il suo bel da fare su un paio di insidiose parabole di D'Urso. Dal canto suo il portiere della Triestina Matosevic entra in scena al 20esimo su conclusione di Petrovic. La Triestina regge il gioco, ma i padroni di casa non concedono spazi. Appena il 40esimo Russo azzera un sinistro di Vallocchia, quindi Barison devia uno spunto niente affatto male di Piero Bono. Al 18esimo della ripresa Vertainen coglie il palo e poteva davvero essere il vantaggio per gli alabardati. Ancora Vertainen, dopo l'ingresso di Gunduz per Piero Bono, non sfrutta appieno l'assist di D'Urso e consente a Russo di cavarsela ancora una volta. Il forcing dell'Unione, punizione di Gunduz e la Zraka al posto di un poco efficace Finotto produce un'occasione per Moretti, neutralizzata ancora da Russo. Poi, quando forse il pareggio era dato per inevitabile, il gol di Minesso e un intervento di Matosevic su Rada assicurano 3 punti insperati e ancor più meritati, se vogliamo.